la pittura Emanuele, e quindi per una volta non dobbiamo fare molta strada per andare a vedere la nostra casa assieme, perché questo immobile si trova direttamente nella via dove abbiamo il nostro studio, a fianco alla piazza 4 novembre e a due passi dalla zona del municipio di Quarto, esattamente lo stabile sopra di noi. Andiamo al secondo piano con ascensore. Da questa parte saremo per l'ascensore direttamente al secondo piano. Da questa parte siamo arrivati al secondo piano di questa palazzina che ha due appartamenti per piano. Adesso apriamo tutte le porte così facciamo entrare la luce perché è una casa molto luminosa. Questa è la prima camera. Come vedete abbiamo finito il pavimento abbastanza classico e i mattoni. Questi vengono ripresi con la luce d'attrice e trovano ex novo. Tutti gli infissi sono in legno, quindi anche se non è dentro camera è possibile montarlo all'interno della struttura in legno, e da questa parte ci affacciamo sulla zona creditizia dove avevamo l'ingresso Carrani, a dove siamo passati per intenderci. Inoltre, questa è una parte in qualità che ho trovato in poche case in questo periodo, armadio a parete, sfruttando questa rientranza con una doppiante in legno. Ovviamente uno potrebbe anche scegliere di realizzare direttamente un armadio classico nella stessa incastro. Tenendo conto che entrambi gli armadi delle due stanze vanno a affacciarsi sul ripostiglio centrale. Ora, questo potrebbe essere tranquillamente eliminato per ampliare e avere due zone cabine armadio molto più grandi. Andiamo a quello che è l'ambiente che il recente proprietario usava come soggiorno. Ma a tutti gli effetti è un'altra camera matrimoniale di grandi dimensioni con un piccolo balconcino. Sulla zona interna di Quarto. Laggiù abbiamo la chiesa di Sant'Elena e i vari palazzi storici della via Vittorio Emanuele. L'immobile ha avuto per tanti anni un inquilino all'interno, è stato poi ripreso in proprietario della vendita e attualmente ha bisogno di alcune manutenzioni per l'ordine turistica. Ma in compenso abbiamo una gestione condominiale di nuovi ascensori e una vista sicuramente più che gradevole, essendo un piano alto, ribadisco, con ascensore. Qua siamo sulla parte interna, quella è Sant'Elena, l'altra è Sant'Antonio, sono sicuro che eravate attenti, anzi lamentate che a fine video faremo le nostre domande. Qua abbiamo ugualmente l'armadio a parete, con questo che appunto è l'altro piante, e vi ricordo, come stavamo dicendo prima, che all'interno abbiamo un ripostiglio, quindi non pensare di ampliarlo adesso, di avere un bagno in camera. Tenete conto che attualmente l'immobile ha un bagno, anch'esso con affaccio nella medesima posizione, sempre sulla parte interna. Quell'affaccio che vedete è il medesimo da cui possiamo accedere tramite la balconata che è posizionata sulla cucina. Questa che rispecchia le vecchie scelte di placaggio a giro intorno alla parete è la zona cucina che porta direttamente sul balcone esterno. Tenete conto che poi sulla stessa balconata abbiamo un altro ambiente che nasce in effetti come zona lavanderia. Abbiamo una braga che non possiamo sfruttarlo, ma ad ogni modo può essere comunque un ambiente di utilizzo per le varie funzioni familiari. Spero che questa breve visita vi sia piaciuta. Prima di concludere, per gli amanti dei nostri giochi, le domande che stavate aspettando. Prima domanda: quante porte interne ho aperto dall'inizio della visita? E ora la seconda domanda. Vediamo se ci siete arrivati. Quale e con che numero di oggetti era presente all'interno degli armadi a parete? Le risposte verranno messe giù nei commenti, ma comunque ve ne diamo alcune. Grazie di aver partecipato alla nostra visita e alla prossima. Da Labori Enrico, Mediazioni Immobiliari.